Armatevi di telomare e cuscini per mettervi davvero comodi, alzate lo sguardo al cielo, è la notte dei desideri, è la notte di San Lorenzo, ma perché proprio questa sera? È legata al martirio del diacono di Roma e attorno a questa data si verifica il picco massimo dello sciame meteorico delle cosiddette Perseidi, interpretato come le lacrime di San Lorenzo. Da qui la credenza popolare, secondo la quale tutti coloro che ricordano il dolore del santo guardando le sue lacrime possono sperare nell'avverarsi di un proprio desiderio. Un desiderio che i miei figli siano sempre sani e felici. Idem. Felicità dei nostri figli. Come trascorrerete quella serata? Ma non ci abbiamo ancora pensato, sinceramente. Vediamo. Noi lavoriamo, quindi magari il desiderio è di tornare a casa e non lavorare più. Anche il tuo? Sì, assolutamente sì, tornare a casa, questo è il nostro desiderio. Direi stare con i miei amici e divertirmi. Avete già qualcosa in programma per questa o la prossima sera? Sì, abbiamo una grigliata in ballo. Senza però il falò. Il falò non lo facciamo, il falò oramai siamo troppo anziani per fare un falò. Questa data è piuttosto una convenzione, poiché di anno in anno il giorno di massima visibilità delle stelle può variare. Resta però invariato il desiderio di trascorrere questa notte con gli amici e chi è più romantico con la sua dolce metà. Tutti in spiaggia ricordando di farlo con responsabilità, no all'abbandono dei rifiuti, no ai falò. Ci si può ugualmente divertire, c'è chi ancora ricorda i tempi passati. Così lontano quel ricordo, sono passati tanti anni quando andavamo a guardare le stelle. Che ricordo ha della notte di San Lorenzo quando magari era più adolescente? Di avere fortuna di trovare le stelle, affortunata che di esprimere il desiderio, però ne ho viste pochissime. Andremo al mare e guarderemo le stelle. In gruppo? Sì. Quanti sarete? Sei. E quale sarà il tuo desiderio che chiederai alle stelle? Non si può dire. La stessa cosa. Non si può dire? No. Nessun indizio? Nemmeno uno. Noi siamo grandi ormai. Lei si ricorda dei tempi durante i quali magari andava con gli amici? Vabbè, quando eravamo ragazzi. Ormai, ora siamo diventati nonni. È vero, Chloe? Salutati, ciao ciao. Ciao.